Siamo con Mister Capuano, allora analizziamo la partita, una sconfitta che come giudica? Ma intanto buonasera, la partita abbiamo vista tutto, io dico oramai, dico, se non la butti dentro è giusto che perdi. Il primo tempo c'è stata una sola squadra in campo, abbiamo speso tantissimo controvento, il gol penso che se ne vedono pochi, no? Il vento, non lo so che è successo, la voglio rivedere, ma il gol loro sono andati in vantaggio il primo tempo senza tirar mai in porta. Poi c'è stata quella ripartenza sul finire del primo tempo, noi abbiamo creato il primo tempo 6 palle gol, abbiamo sbagliato a porta vuota, no? Lo schema che abbiamo fatto con Riggio lì a porta vuota è... sì, la prestazione è ottima, però è una sconfitta che brucia, immeritata, però che si poteva evitare in maniera netta e tranquilla. Sì, gli elogi non contano, secondo me nel calcio, sì, possono fare piacere. Abbiamo fatto una prestazione, penso che l'avete vista tutti, bene, sotto tutti i punti di vista, logicamente qualche volta eravamo sbilanciati, loro lasciavano i due esterni altissimi, quindi ci ripartivano, soprattutto con palla in mano il portiere, dove lì avevo lavorato tutta la settimana e con Carretta largo a sinistra. No? La Casertana porta a casa il punteggio pieno con un gol dopo 10 minuti, poi è stata una partita nervosa, anche abbastanza tattica, insomma la sua analisi qual è? Ma è che era una partita complicata e che sicuramente tutte e due le squadre cercavano di vincere, quello era normale visto l'importanza della partita. Noi siamo partiti secondo me bene, siamo riusciti a fare gol all'inizio, poi piano piano il Taranto, devo dire che è salito tanto di qualità e nel primo tempo in particolar modo ci ha messo in difficoltà, hanno avuto anche loro delle palle gol importanti che non sono riusciti a sfruttare, e noi abbiamo avuto un paio di occasioni che anche noi non abbiamo sfruttato, quindi il risultato poi è rimasto in bilico, però nel secondo tempo, poi nel complesso, secondo me, pur loro mantenendo una certa, diciamo, autorità nel palleggio, non sono riusciti a creare le palle gol nitide come nel primo tempo, quindi noi abbiamo fatto una grande partita di sacrificio e sono contento.